Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Il giusto una parola per noi. Luce. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Sentiremo risuonare in questa prossima domenica. Cosa vorrà dire essere giusti e risplendere come luce nel mondo di oggi? Dividi il tuo pane con l'affamato, esorta Dio attraverso il profeta Isaia. Introduci in casa i miseri senza tetto, vesti chi è nudo, senza trascurare ovviamente i tuoi cari. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. La luce è la solidarietà. Se ti lascerai guidare dalla solidarietà, tu risplenderai come luce. È sorprendente questo collegamento tra luce e solidarietà. È come dire, se non ci si preoccupa davvero di far trionfare la solidarietà, questo mondo precipita nella tenebra, nel caos. Ma oltre che luce del mondo, voi siete sale della terra, afferma ancora Gesù. Ed è a quanti credono in Lui che si rivolge. È superfluo spiegare l'importanza del sale. In passato era ancora più prezioso di oggi. Oltre che per dare sapore ai cibi, lo si adoperava anche per impedire la corruzione degli alimenti, della carne soprattutto. Voi siete il sale della terra. Dal momento che è sempre a noi che si rivolge il Signore, la terra è la nostra terra, la nostra società, questo mondo dei nostri giorni. Dire voi siete il sale della terra equivale ad affermare dipende da voi che questa società non diventi insulsa, che non si autodistrugga. Tuttavia non traiamo conclusioni frettolose del tipo bisogna darsi da fare di più, compiere atti di solidarietà più coraggiosi. No, noi cristiani non siamo dei filantropi, siamo discepoli di Gesù Cristo, che credono in quel regno di Dio che Lui ha annunciato. Cosa sarà mai questo regno? Dio che si sta dando da fare, a prescindere da noi e prima di noi, per costruire un futuro umano diverso, vivibile. È questa bella notizia che fa di noi la luce e il sale della terra, cioè di quel mondo che comincia sempre da noi stessi, dalle nostre famiglie, che ha lo spessore delle nostre relazioni e la concretezza delle nostre abituali situazioni di vita. È qui che Dio è presente, con tutta la discrezione, il silenzio, la tenacia di cui Lui solo è specialista. Insomma, è dono credere nel Vangelo. E da questo dono deriva la responsabilità. Siamo luce? Lasciamo che lo si veda. Sale della terra? Vediamo di portare un po' di sapore là dove passiamo ogni giorno, o almeno di impedire che quell'ambiente diventi peggiore di com'è. No, non siamo affatto superiori o più bravi degli altri, sia chiaro, ma non dimentichiamolo. Dio ha fatto di noi la luce e il sale della terra. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.